Ciao a you! Benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero che state bene, perché se non state bene veramente me ne agnagnero. Voi non lo fate, cioè state bene. Non so se avete fatto caso, è tornato il capello di Diego Laurenti tanti anni fa, cioè di 2-3 anni fa. Questo è il capello classico, come cornetta d'agosto, capite? Il classico. Mi fa molto piacere vedere che ultimamente siete veramente molto attivi sotto nei commenti di YouTube. Mi fa piacere che mi raccontate quello che state facendo, mi fa piacere che mi raccontate quello che non state facendo, come state, che cosa succede nella vostra vita. E soprattutto mi fa piacere vedere che dopo 3 anni siete ancora qua. E già, molti di voi mi hanno contattato dicendo: Diego, ma tu hai visto questo personaggio? Perché se non l'hai visto te lo faccio vedere io. E mi avete fatto vedere un personaggio veramente stranissimo, cioè dai tempi di Giuseppe Sapio che non veniva fuori un personaggio così. Diciamo che l'appellativo più giusto da utilizzare sarebbe Bimbo Minchia, anche se è brutto da dire Bimbo Minchia, che sarebbe Bimbo Pisello. Quindi questo è un Bimbo Pisello, è un pisellino. E non lo so, sembra un misto tra Giuseppe Sapio e Justin Bieber dei poveri. Però io ve lo voglio far vedere, capito? Quella è quella la cosa, non voglio perdere tempo. Proprio perché sennò se incazzo nonnata. E lo sapete, quando succedono queste cose nonnata, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Ma prima di cominciare vi voglio svelare un segreto. Sono tanti anni che mi seguite, che ormai mi state vicino e che mi volete bene. Però non vi ho mai detto una cosa, questa cosa è importante, mantenetevi forte, perché veramente sarà un colpo al cuore quando ve la dirò, eh. In realtà io non sono Diego, io sono la moglie di Capitan America. Ah no, aspetta, ho sbagliato. Io sono Batman. Comunque non ve lo potevo dire fino a mo', perché capito, il fatto che magari fai video, la gente ti vede e commenta, ce lo vengono a sapere i cattivi mi uccidevano. Lo so che questa maschera non fa vedere gli occhi, però ho parcheggiato la macchina e tu nella nucchia, quindi gliel'ho dato, non me l'ha più a rete. Ad ogni modo, facciamo partire il nuovo video tra 3, 2, 1, video! Ah, mi raccomando, stufate Batman, facciamo in modo che rimane tra me e voi, non facile girare, eh. Cioè, nel senso, lo sappiamo noi. Ecco qua, chi è che in camera non si mette a fast? Che stai cercando? Che cosa? Aiuto Tavernella, che effetto è? 10. Ah, sei ricco, hai sputato su 10 euro. Butta le scarpe, sì. Cioè, tu metti le scarpe e potete mettere lo zaino. È uno specchio, eh. Cioè, quello sei tu, quello là di. Ciao, ragazzi. Ciao, frate. E giustamente molti di noi possono pensare: vabbè, ma questo l'ha fatto una sola volta, non è che lui magari fa sempre ste cose. Probabilmente ci sarà stata una giornata in cui non sapeva cosa cazzo fare, quindi ha camminato come se si fosse cagato sotto, ha guardato lo specchio mandando un bacetto e poi ha detto ciao ragazzi con gli occhiali di Mara Maionchi. Ma in realtà no, perché c'è un altro video. Ecco qua, Ubassetti Stefano De Martino. Cioè, si è messo un vestitino. No, frate, non pia tarandella, è un vetro. Cioè, è uno specchio, non litigate. Perché cammina come un dromedario, Ulissa? Frate, non stai ingarrando più, cioè lo stai spostando nella stanza. Non te ne fotto proprio, vabbè. Che cosa farà adesso? No. Sta appiccicando che è mattunello. Non lo fare più. Ciao, frate. Il prossimo bacio ti fa amore, cioè una cosa incredibile. E potreste pensare che magari questo è l'apice del peggio che si possa raggiungere. Ebbene no, perché c'è altro. la versione con la mutande ci voleva. Solito passetto. Anche perché l'abbinamento mutande occhiali si fa da sempre. Cioè, le scarpe che sono più grandi di lui, sul serio. Cioè, le scarpe sono talmente grandi che Stage viene e rimane allerta, è una cosa incredibile. Ma arriviamo al punto, cioè a un certo punto questo ragazzo si trasforma in Povia. Vi faccio vedere perché. Povio D. Non fai ridere. Che c'è? Con le vostre critiche piango. Ah, piangi. Tu mi critichi, non sai niente, sei solo un demente. Io sono pagato, tu sei disoccupato. Ma sei serio? Ciao ragazze. Ti lamenti delle critiche, moto speak, mentre canta che t'aspetta, sì, un solo fest, non sa da me, fai camutan, un coppo bitch, bitch, chiatto mic, rip, non sa mette un grip, si chiusce mi pip, t'hai spugliato, applauso strip. Come stai malarra, piglia e dare a questi orecchie. Ma paro fratello Giorgio, a questione con specchia. Gente parla male te, e fai vite cate in cazzo. Ma non ti rendo conto con motivo e che sta faccia è scemo. Non le dico le parolacce. Ebbene sì, cioè lui si arrabbia pure che uno poi lo critica. Ma lo sapete perché uno lo critica? Per via di questo. Oh, aspetta, mi sta chiamando lui su Skype, un attimo, Pronto? Ti cazzo con questi commenti, questo offese. Guarda che io non ti ho mandato, cioè te li vorrei mandare, però non te l'ho mandato ancora le offese, i commenti, Avete rotto il cazzo. Abbiamo capito, magari lo portiamo in assistenza, vediamo che può essere che come l'iPhone, magari con 200 euro te ne danno uno nuovo. L'ho fatto in mutande, non posso. Qual è? E ne sarebbe preferibile di no, magari. Cioè, se te la fai vestito, uno non ti pensa. Ma perché te la fai in mutande? Scusa, fa pure freddo.
Qual è il problema? No, nessun problema, però mi fanno poco schifo, giusto un poco. Cambiato qualcosa? Non è cambiato niente, tanto comunque il culo si vedeva prima, cioè ci hai messo pure il cappello sopra, non è che cagnassai. È cambiato qualcosa? È cambiato, che a te te una bronchite, a me mi giro stomaco, ci possiamo rivestire magari? Ho Eh? detto, ci possiamo rivestire, hai tutto cazzone, facciamo vedere solamente un culo, non due. Mi state facendo incazzare, mi state facendo incazzare. Ah, allora mi ha scusato, non mi permetto più, sto tremando. Cazzo. Figa. Avete rotto i coglioni. E magari portiamo pure quelli in assistenza. Può essere che vicino con 250 euro ti danno sia il cazzo che i coglioni. Vediamo, non lo so, però. Ho un amico al centro Apple, vediamo, domandiamo. Andate a fanculo, avete rotto. Ma fa mocca a mamma, ti sto a me merda. Non solo tu fai fotografi in mutande, te lo piglia pure con me. E allora sì, ogni tanto le persone mi domandano: ma perché tu commenti questi ragazzi? Cioè, che cosa ti entra in tasca? In realtà non mi entra niente. Né tantomeno mi piace prendere per culo la gente così a caso. Stiamo parlando del fatto che uno dice: io sul web voglio fare quello che voglio perché il web è un posto libero. E quindi di conseguenza io, se voglio fare le scorregge sul web, mi metto a fare le scorregge. È giustissimo e apprezzo chiunque faccia cose che non siano, tra virgolette, omologate. E quindi fare quel cazzo che ti pare sul web perché quello è il tuo canale, quello è il tuo profilo. E tu ci metti, stavo vomitando, e tu ci metti quello che vuoi dentro. Ma in questo caso ci sono fotografie di questo ragazzo in mutande o cose simili. No, figurati, cioè, tu hai scelto di metterle, quello è uno spazio tuo e va bene. Però non ti puoi nemmeno lamentare del fatto che la gente poi viene: scusami, ma qual è il pisello e qual è la faccia? Quando postiamo qualcosa sul web siamo soggetti a delle critiche. Ovviamente, se postiamo qualcosa sul web è perché vogliamo che quello che noi facciamo arrivi a qualcuno. Se no faremo magari tutti quanti progetti, come sto facendo io questo video, me lo tengo sul computer e me lo guardo io, mia nonna, il cane e il connubio. Non lo so, mi piace dire connubio. In realtà no, tutto quello che facciamo, fotografie, stati, condivisioni di stati, tutto, lo condividiamo perché vogliamo che la gente veda queste cose. Chiaramente, se uno si mette a ballare col culo, a saltare in aria, col culo, o va vicino allo specchio facendo manco se fosse cagato sotto, bisogna essere consapevoli del fatto che tanta gente ti dirà: ah, coglione! Ma non li puoi biasimare, non li puoi biasimare. Ci sarà qualcuno che ti supporterà, lo spero, perché se non ti so, io non ti supporto. In tutti i sensi. Però ci sarà sicuramente qualcuno che ti supporta. E allora non bisogna incazzarsi e dire le vostre critiche, eccetera, eccetera. Cioè, tu fai queste cose ed è normale che ti arrivino delle critiche. Questo è stare sul web, a tutti arrivano delle critiche ed è giusto che sia così, perché non lo so, perché, ma è giusto. Cioè, nel senso, io faccio una cosa per gli altri, se altri non piace me lo devono dire. Piuttosto, amico mio, ti consiglio magari di mettere un ucazzone e di smetterla di fare fotografie in mutande e di smetterla di fare magari video dove cammini, butti le scarpe a terra, sputi sul 10 euro, perché quel 10 euro secondo me lo tiene ancora stipato, quindi evitiamo magari di fare queste cose. È bellissimo stare qua su YouTube, è bellissimo stare sul web, perché in questo momento io non sto parlando con una telecamera, ma sto parlando con 1000 persone che vedranno questo video e si crea un legame vero, non virtuale. Il limite dello schermo non esiste, cioè io vi sto guardando come se potesse abbracciare tutto quanto. Ma perché lo faccio? La gente dice: no, ma voi lo fate per la fama, voi YouTuber fate queste cose per la fama, per il successo. È vero, facciamo questo anche per la fama, facciamo anche questo per il successo e per crearci un avvenire nella nostra vita dove possiamo lavorare magari facendo ciò che amiamo, che quello poi è il massimo picco della vita. Il discorso, per quanto mi riguarda, va ben oltre questa cosa. Ok, che vorrei far sì che il web possa diventare nel futuro il mio lavoro, ma soprattutto quando sono sul web io mi sento a casa mia. Quando vedo che le persone apprezzano ciò che faccio, è come avervi davanti e vedervi sorridere tutti quanti. E non esiste cosa più bella che donare un sorriso ad altre persone. Io mi sveglio al mattino pensando che è molto più importante il vostro sorriso che il mio, perché il mio lo riesco a ritrovare solamente nel vostro. Sapendo che magari 5, 6, 7 minuti di video riescono a farvi stare bene, mi regala una felicità che nemmeno potete immaginare. E allora sì, è vero, si fa per la fama, si fa per il successo, ma è come dire: tu a lavorare perché ci vai? Io lavoro oltre a fare video, e io a lavorare ci vado pure per comprarmi un paio di scarpe nuove, per comprarmi una maglia nuova, per comprarmi un jeans nuovo, per comprarmi il cellulare nuovo, ma soprattutto ci vado per la mia famiglia, per poter entrare in casa e dire: se c'è bisogno io sono qua a darvi una mano. E questo è il senso del mio stare tanto tempo sul web, del mio stare tante ore a montare. Il senso di tutto questo siete voi, perché confermo ancora una volta, dopo 3 lunghi anni che abbiamo passato insieme e che stiamo continuando a passare, che non esiste cosa più bella e che abbia più valore che avere una famiglia come voi. Quindi vi ripeto che vi voglio tanto bene, vi ringrazio per essere stati qui ancora una volta e regalatemi un sorriso ancora una volta. Sorridete, voglio, vi voglio bene. Ciao!